Prosegue con grande successo il percorso enogastronomico promosso da Ascom Belluno e dal titolo D'inverno a tavola. Tappa dopo tappa abbiamo conosciuto ristoranti, chef, piatti, tradizioni, ma anche luoghi meravigliosi all'interno del territorio bellunese. A testimoniare ulteriormente l'importanza di questo percorso, per noi Pierluigi Svaluto ha creato questo servizio. Ricordandovi che Benvenuti d'inverno a tavola è una trasmissione legata alla rassegna Ascom che ogni settimana vi dà la possibilità di conoscere invece in anticipo il ristorante che nel weekend diventa protagonista della tappa enogastronomica. Pertanto su Facebook e nel nostro canale YouTube non solo potete seguire questo servizio, ma avere poi settimana dopo settimana tutto quello che è il calendario, diciamo, delle varie tappe. E allora Pierluigi Svaluto, a te la linea. Giro di boa alla Baita all'Arte di San Gregorio nelle Alpi per la rassegna enogastronomica D'inverno a tavola, che anche quest'anno sta ottenendo ottimi riscontri con serate da tutto esaurito nei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa di Ascom Belluno. Direi che questo successo è il frutto delle numerose collaborazioni che sono state messe in atto quest'anno. La prima con la Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, questa collaborazione di filiera tra il settore della ristorazione. Ricordo che tutti i ristoranti di D'inverno a tavola fanno parte della Strada dei Formaggi. Una collaborazione quindi con le aziende produttrici del Lattiero Casearie del Bellunese. È un'occasione per dare visibilità alla qualità dei prodotti del nostro territorio, che comunemente definiti poveri in realtà trovano un'ottima resa in cucina. La seconda importantissima collaborazione è stata realizzata con l'Accademia Italiana della Cucina, ritenendo che fosse molto importante un intervento in ogni serata su quelli che sono i cenni storici della tradizione. Un viatico per la diffusione della cultura enogastronomica delle nostre terre, ma anche un contributo alla crescita turistica. Se vogliamo fare turismo, sappiamo che l'enogastronomia è una delle chiavi vincenti. L'Ascom, insieme alla Strada dei Formaggi e dei Sapori Bellunesi, con la Camera di Commercio, sta sforzandosi in questo. Cercare l'eccellenza e soprattutto trasmetterla. Trasmetterla non solo alle zone bellunesi, ma lontano, per far arrivare quei turisti che tutti gli operatori si aspettano che possano arrivare e siano soddisfatti del nostro territorio. Infine, è stata una serata davvero speciale, con un fantastico menù preparato dallo chef Dino, da autentico trionfo del buon gusto.